città. L'agricoltura riprendeva, l'industria languiva e in mezzo la nuova borghesia, favorita dalla liberalizzazione del commercio, rialzava la testa. Bukharin, dopo il fallimento della rivoluzione in Germania, aveva perso ogni fiducia nella rivoluzione in Occidente e si convinceva sempre di più che era necessario concentrare gli sforzi nel rafforzamento del potere sovietico. Egli teorizzò quindi la costruzione del socialismo in un solo paese e lanciò verso le campagne l'appello «Arricchitevi», tentando in tal modo di conquistare anche i contadini ricchi alla causa della rivoluzione. Era la fine del mito dell'internazionalismo proletario, di cui la rivoluzione russa doveva essere solo lo squillante preludio. La vecchia guardia bolscevica, con Zinoviev alla testa, si ribellò a questa esaltazione del socialismo autosufficiente della Russia e gridò al tradimento nei confronti della classe lavoratrice europea che considerava la vera grande alleata della rivoluzione. Stalin era nel mezzo, già legato a Zinoviev e Kamenev e pronto ad ascoltare Bukharin. Dalla sua angolazione, che è quella del potere e dello Stato, ogni contrasto ideologico appare astratto. Occorre invece risolvere questioni amministrative, chiarire competenze, in una parola, governare. Stalin, del resto, non aveva, come quasi tutta la vecchia guardia bolscevica, conosciuto l'esilio in Europa, né vissuto l'esperienza della socialdemocrazia occidentale. Egli è il primo a prendere atto, realisticamente, che la rivoluzione internazionale è, perlomeno, rinviata. Le tesi di Bukharin non possono quindi non trovarlo favorevole nella versione più moderata di chi le considera uno strumento e non un'ideologia. La situazione economica creata dalla NEP già lo predispone infatti ad una svolta successiva. Egli, solo pochi anni dopo, in lotta contro Bukharin, riprenderà in pugno la rivoluzione, imponendo ai contadini la collettivizzazione forzata delle campagne. Lo scontro tra le due opposte fazioni, che fu il più aperto e il più drammatico che mai visse il partito bolscevico, avvenne al 14° congresso, dal 18 al 31 dicembre del 1925. Da una parte Zinoviev, Kamenev, Krupskaya e tutta la vecchia guardia leninista. Dall'altra Bukharin e Stalin. Zinoviev, Kamenev e Krupskaya accusarono apertamente Stalin di aver violato la democrazia nel partito, ma furono sconfitti. Stalin, quale segretario generale del partito, era ormai in grado di controllare il congresso, nel quale la maggior parte dei delegati erano stati da lui stesso fatti nominare. Trotsky assistette in silenzio allo scontro fra i suoi antichi nemici. Per la prima volta un congresso del partito, impedendo agli oppositori di parlare, scandì in coro a gran voce il nome del suo nuovo capo, Stalin. Una volta battuti, Zinoviev e Kamenev si accorsero che le loro posizioni erano molto vicine a quelle stesse da loro combattute in Trotsky qualche tempo prima. Essi erano felici di ritrovarsi con Lev Davidovich dopo più di 3 anni che non si rivolgevano la parola. Vogliamo tu sappia, Lev Davidovich, che quando io e Zinoviev abbiamo deciso di rompere con Stalin, abbiamo fatto testamento e l'abbiamo consegnato in mani sicure. Fino a questo punto. Abbiamo scritto che se dovessimo morire di morte improvvisa, il partito deve sapere che si tratta di opera di Stalin. Via, non esageriamo, è un vecchio bolscevico anche lui. Voi non lo conoscete bene, un nuovo Gengis Khan. Tu pensi che siano le tue argomentazioni teoriche a preoccupare Stalin? Pensi davvero che gli passi il suo tempo a studiare come risponderti? No, Lev Davidovich. Egli sta solo studiando come liquidarti impunemente. Abbiamo sbagliato tutto. Ci siamo attaccati l'un l'altro e invece era lui il nemico comune da distruggere, Stalin. Noi litigavamo e lui si impossessava del partito. Questo è vero, vi siete screditati a vicenda a tutto suo vantaggio. Adesso la lotta è per il potere supremo. Nessun altro è capace di organizzare l'esercito come te, Lev Davidovich. Contro di noi Stalin non ha usato piattaforme ideologiche, ma la forza. Con la forza dobbiamo combatterlo. Se ti unisci a noi vinceremo. Se tu e Zinoviev salirete insieme la tribuna e direte di essere uniti, il partito vi seguirà. Non condivido il vostro ottimismo. Il partito non è più quello di una volta. Il paese è stanco di eroismi. La vecchia guardia è tutta con noi, Lev Davidovich. Anche Krupskaya è con noi. Noi... Sì, ma non illudiamoci. Dobbiamo mirare a lunghe scadenze. Dobbiamo impegnarci a una lotta lunga e seria. Ma bisogna agire subito. Svegliare l'intero partito dal torpore in cui è caduto. Rovesciare sui burocrati di Stalin tutta l'energia rivoluzionaria di cui è ancora capace. Abbiamo perso il contatto con il paese. Andiamo nelle cellule. Parliamo. Spieghiamo il nostro punto di vista. Il partito deve sapere da che parte la verità.
E verrà tutto con noi, ne sono certo. Trotsky ricordava quando aveva detto a Lenin che Zinoviev, il suo prediletto discepolo, gli sembrava un uomo pronto a tutto. Vladimir Ilyich gli aveva risposto: se non ha paura significa soltanto che non ha nulla da temere. Aveva ragione Vladimir Ilyich? È vero. Zinoviev alternava scoppi di energia febbrile e grande fiducia a momenti di depressione. Questa volta la lotta sarebbe stata lunga. Avrebbe resistito. Al Comitato Centrale. Il partito ha il dovere di liberarsi della tirannia del suo meccanismo. È vero che il partito non può fare a meno del suo meccanismo, ma questo deve essere lo strumento del partito, non il suo padrone. E la necessità di centralismo deve armonizzarsi ed equilibrarsi con l'esigenza della democrazia. Qualcuno teme che la maggioranza degli iscritti non sia abbastanza matura perché il partito possa governarsi democraticamente. Basta con l'obbedienza passiva, il livellamento meccanico da parte delle autorità, la soppressione della personalità, il servilismo e la sete di potere. Un bolscevico non è soltanto un uomo disciplinato, è un uomo che in ogni circostanza e su ogni problema si forma una solida opinione personale e la difende con coraggio e indipendenza, non solamente contro i nemici, ma all'interno del proprio partito. Se il partito non viene riformato con impegno ed onestà, si desterà presto sotto il giogo di un dittatore. Con l'accordo dei capi, l'opposizione riprese con maggior slancio la lotta. Victor Serge, fedele seguace di Trotsky, così ricorda quei giorni. Appartenevo alla cellula comunista della Krasnaya Gazeta, grande quotidiano della sera. Eravamo circa 400. Tra questi, una decina aveva fatto la guerra civile, gli altri erano venuti al partito solo alla morte di Lenin. Degli oppositori prendevamo la parola solo Chadayev ed io, e ci venivano accordati 5 minuti. Si trattava di non perderne un secondo. Parlavamo per frasi staccate, che erano tutte affermazioni, enunciazioni di fatti o domande. Non appena aprivamo bocca, le interruzioni e le grida partivano, miste agli insulti. Traditori, menscevichi, scherani della borghesia. La sala assisteva a questo duello in silenzio assoluto. 20 presenti la riempivano e noi rispondevamo ad essi soltanto turbati dal silenzio degli altri. Nel 1925 la rivoluzione scoppiò in tutta la Cina meridionale e i comunisti erano all'avanguardia del movimento. Così il loro capo, Cheng Tuxiu, chiese a Mosca di separarsi dal Kuomintang, il partito rivoluzionario borghese guidato da Chiang Kai-shek, e proseguire per proprio conto la rivoluzione. Ma Bukharin e Stalin elaborarono la teoria che la rivoluzione cominciata in Cina aveva carattere borghese, non poteva proporsi obiettivi socialisti e che la borghesia del Kuomintang stava svolgendo un ruolo rivoluzionario. Così elessero Chiang Kai-shek membro onorario dell'Internazionale Comunista. Il 26 luglio 1926, Chiang Kai-shek, ignorando i consigli di moderazione provenienti da Mosca, iniziò la marcia alla conquista del nord del paese. Le sue truppe, mentre da una parte ricacciavano indietro il nemico, dall'altra si adoperavano a spegnere le rivolte popolari che si accendevano al suo passaggio. Finalmente, il 22 marzo 1927, poco prima che Chiang Kai-shek occupasse la città, i lavoratori di Shanghai insorsero, rovesciando la vecchia amministrazione e assumendo il controllo della metropoli. Lo sfortunato capo del comunismo cinese, Cheng Tuxiu, si sforzò di sottolineare a Mosca l'importanza dell'evento. Era la più grande rivoluzione proletaria mai vista in Asia. Mosca ordinò di riaffermare la fedeltà al Kuomintang e cedere la città a Chiang Kai-shek. I comunisti cinesi ubbidirono. Ma 3 settimane dopo, Chiang Kai-shek ordinò a Shanghai un massacro in cui vennero trucidati decine di migliaia di comunisti. Con le notizie che giungono dalla Cina, più violento si riaccende il dibattito in seno al Comitato Centrale. Oltre a non avere alcuna base nel comunismo, la teoria del socialismo in un solo paese è un cedimento verso le masse stanche ed inclini all'isolazionismo, che desiderano un'ideologia di consolazione capace di compensarle dei sacrifici passati e futuri.
Nel suo periodo eroico il nostro partito aspirava alla rivoluzione internazionale, non al socialismo in un solo paese. Sotto questa bandiera e con un programma che affermava che la Russia retrograda non poteva giungere al socialismo da sola, la nostra gioventù ha superato i più difficili anni della guerra, sopportando fame, freddo ed epidemie. La politica che ci propone Trotsky è un gesto spettacolare. Egli non considera gli uomini veri, i lavoratori vivi e reali, ma creature ideali, rivoluzionari dalla testa ai piedi. No, compagni, non adotteremo questa politica di gesti spettacolari. Non la approveremo oggi più di quanto l'abbiamo approvata in passato. Oggi, come allora, noi siamo per Lenin. E sul problema delle minoranze nazionali in Georgia, dici com'eri con Lenin sulla questione nazionale della Georgia? Questi sono pettegolezzi. Io non ho mai avuto divergenze con il partito, con Lenin, sulle questioni nazionali della Georgia. Probabilmente qui Trotsky allude ad un episodio insignificante, a quando Lenin mi rimproverò di adottare una politica troppo severa nei confronti dei semi-nazionalisti georgiani. E disse che io perseguitavo. Lenin non conosceva e non poteva conoscere quei fatti perché era malato. Non aveva la possibilità di seguire gli avvenimenti. La stessa logica che spinge Bukharin e Stalin a placare il contadino in patria li induce a favorire eccessivamente il Kuomintang. Che cosa sta avvenendo in Cina? Perché gli organi del partito ne sono tenuti all'oscuro? Chiedo che il compagno Bukharin, quale direttore della Pravda, sia messo sotto accusa. Egli ha volutamente censurato le tragiche notizie sulla Cina. Una settimana dopo il massacro di Shanghai, Bukharin mi ha grottescamente invitato a inviare una fotografia con dedica a Chiang Kai-shek in segno di amicizia. Una settimana prima del massacro, lo stesso Stalin disse qui che ci saremmo serviti della borghesia cinese per poi gettarla via come un limone spremuto. Il discorso non è mai stato pubblicato perché solo alcuni giorni dopo il limone spremuto si è impadronito del potere e ha gettato via noi. In tutti questi anni, mentre noi decidevamo la nostra politica in Cina, dov'era l'opposizione? Non l'abbiamo mai sentita. Gli avete impedito di parlare. Siete stati capaci solo di gettare calunnie sul partito. Devo sottolineare, compagni, che Trotsky ha scelto un momento quanto mai inopportuno per i suoi attacchi. Ho appena ricevuto la notizia che a Londra il nuovo governo conservatore ha deciso di rompere le relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica. Non occorre sottolineare che si tratta di una crociata in massa contro i comunisti. Alcuni minacciano il partito di guerra, altri di fratture interne. Si viene a determinare una specie di fronte unico contro il partito fra Chamberlain e Trotsky. Niente ha favorito l'opera di Chamberlain quanto la falsa politica di Stalin, specialmente in Cina. Ecco dunque, Trotsky pensa di scatenare una guerra civile nel partito nel momento in cui il nemico si troverà a 80 chilometri dalle mura del Cremlino. Nessun lavoratore onesto crederà mai all'infame calunnia di un fronte unico tra Chamberlain e Trotsky. La strada del gruppo stalinista è meccanicamente stabilita. Oggi falsano le nostre parole, domani falseranno le nostre azioni. Soltanto i ciechi non lo vedono. Soltanto i farisei non vogliono ammetterlo. Il segretario generale sta ponendo la sua candidatura a becchino della rivoluzione. Alcuni amici si riunirono da noi quel pomeriggio, aspettando che Lev Davidovich rientrasse dalla riunione. Zinoviev entrò per primo, pallido, sconvolto. Si versò un bicchiere d'acqua, beve avidamente. Nella mia vita ho visto anche il fuoco, voi lo sapete. Ma questo è peggio di tutto. Ma perché Trotsky gliel'ha detto? Stalin non glielo perdonerà mai fino all'ultima generazione. Quando finalmente entrò Lev Davidovich, Zinoviev andò verso di lui. Ma perché?
Perché glielo hai detto? Lev Davidovich ora...